Siamo nell'antologica di Graziano Villa, che è la mostra che all'interno della FAR è centrale per la rassegna di quest'anno di Rimini Foto d'Autunno. È una mostra importante, mette insieme l'ultima produzione di questi lavori di negativi cromatici. Ha tutta una serie di esperienze professionali che si sono sviluppate lungo una vita e tutte di grande intensità e di grande professionalità che culminano un po' in questo ribaltamento delle luci e delle ombre che però ci restituiscono un mondo dai colori diversi e ribaltato nei colori complementari. Il perno di questa rassegna, che poi vede anche un allestimento di una mostra di giovani allievi anche proprio di Graziano Villa, che sono allievi e iscritti alla LABA, l'Accademia di Belle Arti di Rimini. Si svilupperà poi invece nel museo, sia nella parte antica che nell'ala nuova, il resto delle mostre che compongono questa rassegna. Una rassegna che, come tutti gli anni, accompagna il tema della fotografia, che è un tema centrale nei nostri tempi, è il linguaggio più diffuso che è attorno a noi, ci accompagna quotidianamente ed è un linguaggio che non smette mai di mutare. Si può dire che ogni decennio noi dobbiamo aggiornare la nostra percezione anche della fotografia, di che cos'è la fotografia nella nostra vita. L'ultimo decennio certamente ha visto il moltiplicarsi all'ennesima potenza il numero anche di fotografi, perché tutti noi abbiamo una macchina fotografica in tasca e questo cambia la percezione delle cose e cambia l'atteggiamento, l'uso, per cui questa lingua complessa che può essere declinata dalla poesia all'uso comune, anche alla sguaiatezza dei termini, un po' come è la lingua che parliamo. La lingua che parliamo è contenuta dentro un vocabolario, ma da quel vocabolario appunto possono venire fuori poesie, ma anche parolacce o sguaiatezze. Ecco. Per cui, ecco, così è un po' diventata anche la fotografia. Fare il punto ogni anno su questo argomento credo che sia un modo come revisionare il proprio atteggiamento nei confronti del mondo.